Un tempo per scaldare le solitudini degli uomini con la tenerezza di Dio, per curare col perdono le ferite di troppi figli prodighi che non si decidono a farsi abbracciare o riabbracciare dal padre. 12 mesi e una sola parola da diffondere, riconciliazione. Sono trasparenti per chiunque lo guardi i pensieri del Papa quando nel pomeriggio dell'11 aprile si ferma in silenzio davanti alla porta santa della Basilica Vaticana. Francesco ne ha contemplato per alcuni istanti i battenti chiusi, si apriranno fra 8 mesi il giorno dell'Immacolata, ma nel suo cuore l'anno santo della misericordia ha già spalancato le porte sul mondo. Lo dimostra il calore dei pensieri contenuti nella bolla di indizione del Giubileo, alcuni dei quali letti prima dell'ingresso in Basilica, consegnati dal Pontefice a un gruppo di cardinali e presuli in rappresentanza di tutte le chiese. In quelle righe c'è tutto il vocabolario di Francesco, amore e compassione, da lui stesso riassunto in Basilica durante la recita dei primi vespri della Divina Misericordia. Una domanda è presente nel cuore di tanti. Ma perché oggi un giubileo della misericordia? Semplicemente perché la Chiesa, in questo momento di grandi cambiamenti epocali, è chiamata ad offrire più fortemente i segni della presenza e della vicinanza di Dio. Questo non è il tempo per la distrazione, ma al contrario, per rimanere vigili e risvegliare in noi la capacità di guardare all'essenziale. È il tempo per la Chiesa di ritrovare il senso della missione che il Signore le ha affidato il giorno di Pasqua. Essere segno e strumento della misericordia del Padre. Al dicastero guidato da Monsignor Rino Fisichella, il Papa ha affidato l'organizzazione dell'Anno Santo e il presule spiega in che modo nuova evangelizzazione e misericordia faranno da sponde al corso del Giubileo. La nuova evangelizzazione in maniera specifica si rivolge ai cristiani perché mantengano viva la loro fede, si sentano sostenuti da un messaggio che è l'essenziale del Vangelo, vale a dire la misericordia, Dio che perdona, Dio che va incontro ad ognuno senza escludere nessuno. E quindi la nuova evangelizzazione fa della misericordia il cuore del suo annuncio per poter di nuovo dire ai cristiani quanta ricchezza noi abbiamo e quale patrimonio di fede dobbiamo comunicare. Un giubileo con porte sante in ogni chiesa e santuario perché, ha chiesto Papa Francesco, sia anno santo anche nei luoghi più lontani. Ed è questa precisa forza centrifuga dal centro verso le periferie che Monsignor Fisichella e i suoi collaboratori dovranno imprimere al loro lavoro nei prossimi mesi. Preparare il giubileo in pochi mesi significa cercare di alimentare il più possibile l'attesa per questo evento nelle varie chiese locali e quindi fare in modo tale che la preparazione non tocchi soltanto i grandi eventi, alcuni dei quali si svolgeranno qui a Roma, ma soprattutto andare incontro al desiderio di Papa Francesco che il giubileo sia vissuto nelle diocesi. E quindi una delle prime cose sarà quella di coinvolgere tutti gli episcopati, le conferenze episcopali, i singoli vescovi, i movimenti, le associazioni, le parrocchie, a vivere e a immettersi in un cammino che possa già essere fin d'ora un vero pellegrinaggio verso la Porta Santa. Un pellegrinaggio dell'anima verso Dio è insieme un periodo speciale in cui scoprire o riscoprire il valore della solidarietà. Questa e non altra è la visione di Francesco sul Giubileo della Misericordia. È per questo che l'anno santo dovrà mantenere vivo il desiderio di saper cogliere i tanti segni della tenerezza che Dio offre al mondo intero e soprattutto a quanti sono nella sofferenza, sono soli e abbandonati e anche senza speranza di essere perdonati e di sentirsi amati dal Padre. Penso che il tema della tenerezza sia quello che più di ogni altro è il più coerente con il tema della misericordia. La misericordia è la vicinanza di Dio, ma con una modalità ben precisa,
di un Dio che vuole bene e di un Dio che è vicino, con la tenerezza di un padre e di una madre.